Innanzitutto, 62.336 auguri. Tante sono le visualizzazioni che ho avuto nel 2018. E quindi devo ringraziare molte persone che mi hanno prestato la loro attenzione e a loro faccio gli auguri. In realtà più che persone sono amici, credo, che mi seguono. Nel senso che avendo le stesse passioni è facile diventare amici. Quindi grazie per tutti questi amici che mi sono trovato ad avere tramite questo video. Alcuni di loro mi hanno chiesto una graduatoria, un elenco dei film del 2018 che ho preferito. Ora io non sono così importante da decidere di dare premi, di fare classifiche e non voglio neanche fare il maestrino con colleghi o amici. Quindi mi limiterò soltanto modestamente a dire i film che mi sono piaciuti. Non dirò neanche quelli che non mi sono piaciuti, perché è meglio così, è più educato, diciamo. Quindi dirò solo i film che mi sono piaciuti e ho un elenco che vado a vedere. Il primo, non il primo come valore assoluto, il primo che mi viene in mente è Tre manifesti a Ebbing, Missouri. È la profonda provincia americana, la disperata provincia americana, quella immensa, infinita, quella della cintura dei cereali, quella che per ore, andando da New York a Los Angeles, vedi sempre grigia, con le strade tutte che si incrociano parallele l'una all'altra. In questo luogo può accadere di tutto, ma può anche non accadere disperatamente niente. Tuttavia, questa provincia, come ogni provincia degli esseri umani, come luogo di umanità, è chiaramente un luogo in cui ci sono degli eroi, perché devono esserci degli eroi che mandano avanti il mondo. E questi sono degli straordinari eroi quotidiani, forse un po' duri, forse all'apparenza ostili, ma in realtà pieni di calore umano, di tenerezza, nonostante tutto, paradossale. Un altro film che viene in mente è La forma dell'acqua. La forma dell'acqua è un grande film, ed è un grande film democratico, perché tutti hanno diritto all'amore, assolutamente. È una legge dell'universo. E quindi, anche se pensi di non essere degno, in realtà, magari in una vasca sotto il pelo dell'acqua, in un luogo segreto, un amore si sta preparando per te. E il trasporto amoroso è qualcosa che supera persino i confini della razza, ma va oltre, perché non riconosci il fisico, ma riconosci il cuore. Un altro film è Tonia. Tonia è di nuovo la disperata, desolata provincia americana, questa volta senza eroi quotidiani, ma con povera piccola gente che anche quando ha la capacità di essere un campione, di essere speciale, distrugge questa sua specialità, questa sua qualità per inseguire un falso mito, che può essere la ricchezza, l'ambizione o che può essere anche niente. Ed è questo. Cioè una lotta per il niente, in fondo. Un altro film ancora è Ready Player One. Chiaramente è il film che va da Stanley Kubrick a Michael Bay, cioè dal 2001 a Transformer. C'è tutto. C'è tutto quello che la fantascienza, l'immaginazione, la tecnologia può creare, inventare e autodistruggersi. Può essere il mondo del futuro. Può essere la speranza che è nel cuore dei ragazzi. Speriamo che sia vero, speriamo che sia così. Ancora un altro film importante è I segreti di Wind River, un giallo straordinario. Un film che non ha avuto la fortuna che meritava, a mio giudizio, perché è un thriller vero, originale, audacissimo, diverso, recitato magnificamente, con una sceneggiatura perfetta e una regia meravigliosa. Un film che molti dei nostri registi, autori di gialli, diciamo molti dei nostri autori di gialli un po' stinti e che vanno per la maggiore, dovrebbero proprio studiare per imparare che i colpi di scena non sono meccanici ma sono preparati delle emozioni e che il male si annida dovunque, persino in una bianca coltre di neve, persino negli occhi di un lupo, persino nel cuore dell'uomo che ami.
Un altro film molto importante è chiaramente il più bel film italiano dell'anno, che è Dogman. Dogman, secondo me, meritava ancora una maggiore fortuna. È sicuramente in assoluto il miglior film italiano ed è un film di una maturità, di un equilibrio, di una bellezza e nonostante l'argomento di un candore straordinario. In realtà è una favola crudele, è una favola disperata, dove Pinocchio, possiamo chiamare così, per la prima volta riesce a ribellarsi al gatto e alla volpe, anzi, soltanto alla volpe. Si ribella e si ribella con ferocia, si ribella con un eccesso di cattiveria per quanto ha subito, ma non è colpa sua, è colpa del mondo in cui si trova e la sua dolcezza, che diventa crudeltà, è soltanto l'altra faccia della medaglia. Con la stessa cura con cui nel film lui salva un piccolo cane rinchiuso in un frigorifero, con la stessa determinazione uccide il suo persecutore. Ma la persona che opera questo, la persona che fa questo, è un fiore nella disperazione, è la disperazione assoluta. Quindi non è un male assoluto, è soltanto una delle forme del male. Un altro film che mi è piaciuto e che può essere molto interessante è Solo di Ron Howard. Mi è piaciuto perché è un western spaziale, ha le stesse cadenze del western, ha gli stessi personaggi tipici di un western, ha i pistoleri, gli avventurieri. Ricordate, c'è quasi un sapore dei Magnifici Sette in fondo, con il ragazzino che cerca di farsi uomo, di darsi da fare. Però è anche un grande spettacolo, è anche una magnifica avventura, è anche un sogno tecnologico che però diventa epico, quasi poetico. Ancora un grande ritorno, è il 2001 Odissea nello spazio, è il capolavoro assoluto, è l'inizio di tutto, è il primo film vero della fantascienza, è come la Divina Commedia, cioè non puoi fare altro che ammirarlo e seguirlo e ogni volta dire che grande lezione di cinema. I giovani e i giovanissimi lo trovano un po' lento. In realtà, se avessero la pazienza di rivederlo, si accorgerebbero che non è lento, ma è epico. Un altro film che mi è piaciuto è Sette sconosciuti a El Royale. Qualcuno che finalmente riesce a tenere testa a Tarantino, cioè un regista che è capace di confezionare un meccanismo a sorpresa che funziona perfettamente attraverso tutta una serie di colpi di scena e controcolpi di scena. Qualcosa di perfidamente, di perfido e di crudele come solo Tarantino sa fare. E in più pieno di irriverente grazia e di malizia. Quindi un film molto divertente, molto interessante, anche questo che molti miei colleghi e amici dovrebbero vedere per imparare a fare i colpi di scena emozionali e non quelli freddi a tavolino. Poi va bene, è tornato il Settimo Sigillo, il capolavoro, uno dei miei film preferiti in assoluto, insieme a Dolce Vita, a Biela del Tramonto, a Umberto D, a Sciuscià. Vabbè, il Settimo Sigillo, niente, è un'opera d'arte vera, e tra l'altro ritengo che sia un'opera iniziatica. E quindi non si può altro che entrare dentro e perdersi. Quello che faccio ogni volta che mi capita di vederlo, ed ogni volta esco fuori annichilito nella mia piccolezza rispetto alla grandezza di questo film. Però almeno ho il piacere più o meno di capirlo, ed è già qualcosa. Poi c'è Ultimo Tango a Parigi che è stato ripresentato, e che è un film al quale sono molto affezionato perché al di là di tutto il fatto scandalistico che ne ha determinato in parte il successo e che è una parte scandalistica sotto certi aspetti meritata perché è un film profondo e di grande valore morale, io ritengo, perché è un'allegoria ed è una straordinaria allegoria di una grande stagione della nostra esistenza, è la stagione delle illusioni, è la stagione non delle illusioni, delle prime illusioni, del ritorno delle illusioni. C'è un momento nella vita di ogni uomo che dopo aver superato le illusioni della giovinezza
c'è un momento di stanchezza, di cinismo, e poi improvvisamente rifiorisce una speranza. Forse perché ha dei figli, forse perché gli nascono dei nipoti, forse perché acquisisce una maturità maggiore, forse perché ha una coscienza sociale differente. Bene, purtroppo molto spesso anche questa seconda rivoluzione, questa seconda fioritura, questa seconda primavera può essere destinata a finire male. Noi speriamo che non accada per tutti, speriamo che non accada sempre, siamo dei cinici ottimisti sotto questo aspetto e quindi rinnoviamo sempre questa speranza. Ma Ultimo Tango a Parigi porta questo segno e porta questo valore. Un altro film molto interessante è La Terra dell'Abbastanza, un film italiano, un esordio, fatto con grande coraggio, con grande determinazione, con grande forza, con grande verità. È un film che ho apprezzato molto perché sembra davvero una presa diretta ed è un film coraggiosissimo, crudele, però con all'interno, come sono i miei preferiti, una speranza piccola, esile, forse smarrita, ma che c'è. Ed è questo desiderio di luce che dà al film un valore particolare. Su questo aspetto c'è anche un altro film di un esordiente, si chiama Manuel, e anche questo è un piccolo film con una grazia, diciamo così, proletaria. Proletaria nel senso più bello di questo termine, una grazia popolare e struggente. Anche questo è un film da vedere, molto interessante. Poi c'è Io c'è, è una commedia, non la solita banale commedia, ma una commedia provocatoria, una commedia quasi irritante, e probabilmente per questo non ha avuto il successo che meritava, però in realtà contiene dentro tante verità ed è articolata con grazia e con una mancanza di rispetto che per me è una forza comica molto importante, perché ogni comicità deve avere un aspetto rivoluzionario e questa ce l'ha. E poi c'è Hotel Gagarin, un piccolo film che però per noi cineasti rappresenta un pezzo della nostra vita. Ognuno di noi, più o meno, almeno una volta gli è capitato, o a Cuba, o a Santo Domingo, o nelle Filippine, o in Cina, o da qualche parte sperduta del mondo, di rimanere isolato, senza paga, in questo posto abbandonata, perché delle volte succede che i produttori spariscono, oppure hanno le traversie, hanno dei drammi, c'è uno sciopero italiano delle banche, c'è qualcosa, per cui la troupe per 10 giorni, 15 giorni è al suo destino. A me è capitato in Patagonia, che siamo rimasti, cioè praticamente dovevo girare una scena in cui avevo bisogno di 1.000 pecore, che costavano 1.000 dollari. E il dueño, il fazendero, ci aveva fornito queste 1.000 pecore. Io dall'elicottero, con lo zoom, quando il protagonista e l'antagonista si sarebbero scontrati e si sparavano, al colpo di pistola finale, le pecore scappavano e io dall'elicottero con lo zoom allargavo e vedevo il male degli uomini che faceva fuggire la dolcezza e la tenerezza delle pecore. Era una cosa molto cervellotica, ma anche piuttosto interessante. Il dueño ci ha dato queste 1.000 pecore per 1.000 dollari, 1.000 dolares, mi diceva, e ombre, 1.000 dolares però. Però i 1.000 dolares non sono arrivati. E tutta la troupe è rimasta nelle grinfie di questo fazendero, il quale girava con i suoi vaqueros per questa fattoria, caricando fucili e pistole, quindi facendoci capire che prima o poi ci avrebbe fatto fare la fine che noi avevamo fatto fare al cattivo nel film. Fortunatamente poi i 1.000 dollari sono arrivati e quindi siamo potuti tornare, io sono qui a raccontarvi questa storia. Per questo Hotel Gagarin mi piace, al di là dei suoi meriti cinematografici, ma per questa struggente nostalgia di un'epoca d'oro del cinema italiano in cui accadevano i grandi capolavori, ma accadevano anche queste cose così. Per cui torno a ringraziarvi e quindi a dare i 62.336 grazie per avermi seguito e tanti auguri di nuovo, un felice 2019.